Prima di svelarvi l'ordine dei film di Evangelion, vi ricordiamo di iscrivervi a EveryEye Plus, attivando anche la campanella degli avvisi. Neon Genesis Evangelion è uno degli anime più famosi e amati di sempre. L'opera nel corso degli anni è arrivata in tutto il mondo, diventando un vero e proprio prodotto di culto per gli appassionati. Si è guadagnata infatti un posto d'onore della storia dell'animazione giapponese. Per questo motivo, dopo la serie anime del 1995, sono stati prodotti anche vari film. Ma qual è l'ordine da seguire per usufruire di questi prodotti? Facciamo chiarezza assieme. Innanzitutto, l'opera da cui partire una volta finita la visione della serie è il film Neon Genesis Evangelion Death and Rebirth. Questa, infatti, ne rappresenta sostanzialmente un riassunto. Subito dopo è il turno del famosissimo Neon Genesis Evangelion The End of Evangelion, film che costituisce il vero finale della serie anime. I due prodotti, tra l'altro, sono stati anche uniti nel 1998 in un'unica opera, leggermente rimaneggiata, dal titolo Neon Genesis Evangelion The Future Film. Il prossimo passo ci porta dritti al 2007, quando l'autore Hideaki Anno e Studio Kara hanno dato inizio alla tetralogia Rebuild of Evangelion. Questo prodotto in quattro parti funge proprio da remake e seguito dell'opera originale. In Italia i diritti dell'ultima trasposizione di Evangelion stanno per passare ad Amazon Prime Video. A breve si potrà quindi utilizzare la piattaforma per recuperare il primo film della serie, ossia Evangelion 1.0 You Are Not Alone. Quest'ultimo ripercorre le vicende narrate nei primi 6 episodi della serie animata del 1995. Subito dopo è il turno del secondo film, ossia Evangelion 2.0 You Cannot Advance. Questo però si discosta dalla trama principale della serie. Il terzo tassello è Evangelion 3.0 You Cannot Redo, ambientato 15 anni dopo il capitolo precedente. E infine, l'ultimo prodotto da visionare è Evangelion 3.0 più 1.0 Thrice Upon a Time. Si tratta senza dubbio del film accolto meglio dalla critica e dal pubblico di tutto l'universo narrativo di Evangelion. Questo prodotto ha anche il merito di essere quello che pone la parola fine, almeno per ora, ad una vera leggenda dell'animazione giapponese. Tantissimi film in cui c'è il rischio di perdersi, ma che con questa nostra pratica guida potrete recuperare nel corretto ordine. Voi invece siete fan di Evangelion? Qual è il vostro film preferito della serie? Fatecelo sapere in un commento qua sotto.